era un modo per far pensare alla gente che dietro l'operazione ci fossero enti pubblici o addirittura la Cassa Depositi e Prestiti, che è riconosciuta come il fondo delle pensioni degli italiani. E quindi alla fine si è tentata quella via lì poi è andata a patrasso perché si è scoperto quanto ho detto prima, e poi questi fondi, in particolare quelli dei Natino, sono anche crollati a fine anno, quindi hanno avuto dei problemi. Uno di questi poi è stato trascinato sui fondi delle Poste, di cui avete avuto anche notizia. Quindi diciamo che sono operatori privati che vogliono fare business, e il Comune di Brescia asseconda queste soluzioni, che sono soluzioni diciamo molto, molto marginali. Il patrimonio pubblico della Lombardia è fatto di centinaia di migliaia di case pubbliche costruite dal pubblico, questi hanno qualche centinaia di abitazioni come esempio da offrire al mercato. Oltre a questo, il fabbisogno che c'è nella città di Brescia è quello dell'edilizia residenziale sociale, quella a basso canone, perché ci sono 2000 domande in attesa, mentre invece quella diciamo intermedia, che può offrire questo housing sociale della Banca Natino con i suoi fondi, è una domanda che non esiste, perché il mercato, ci sono 10.000 case vuote a Brescia, quindi il mercato degli affitti si è già abbassato e adeguato. Ecco, ma perché secondo lei sulla Torre Tintoretto si sono fatte in questi anni tantissime ipotesi ed erano tutte infondate? Perché tutta la cosa, il contratto di quartiere Tintoretto e così via, è nato male, è stata una bufala, hanno speso 36 milioni di cui solo 18 si riescono a rendicontare, e non hanno tenuto conto che svuotare una torre di quel tipo, dove abitavano 200 famiglie, bisognava farlo con la certezza di poter fare altre cose. Dissero che volevano abbattere, poi scoprimmo, grazie anche al nostro interesse e alla nostra insistenza, che c'era dentro l'amianto nella torre, e quindi questa cosa qui non è avvenuta, la cosa è rimasta in sospeso. Ma si può fare un piano nel 2009 dove si prevede di abbattere due torri, una che è la Tintoretto, l'altra la Cimabue, senza dire prima se c'è o no l'amianto? Cioè, è demenziale quello che hanno fatto, è demenziale. E tutti quei dirigenti e quegli amministratori che hanno fatto un'operazione demenziale sono quelli che stanno gestendo questa altra operazione demenziale, cioè quella di dire alla gente: facciamo un bando strano per assecondare un'operazione che non risolve alcun problema.